Riduce il 30% la scuola psionica. Se, io non mi ricordo. L'avevamo già fatto sto discorso. L'avevamo già fatto. Sinistrope. Psionica ed entropica. Fai così. 4 restanti. Vabbè, ma sblocchiamo un attimino un po' di roba. Spiritualista. Ti permettono di evocare compagni spettrali dalle anime dei morti. Dalle anime dei morti vuol dire che evoco un fantasma o vuol dire che rialzo i cadaveri? Capiamo. Capiamo un attimino. Tempesta. No, no, a me non me ne frega niente di essere un guerriero. Non me ne frega niente di essere un assassino. Sangue di lupo. Questa memoria ti permette di trasformarti in un lupo mannaro. Così a caso. Licantropo alchimista oscuro. Mimica. La tua forma di lupo è nascosta agli umani. No, allora, sono più interessato a questo. Fabbro d'anime. Puoi creare talismani dalle anime di livello 11. Ma cosa vuol dire sta cosa? Puoi evocare l'apparizione vinculata all'amuleto equipaggiato. Se muoio o lascio il mondo reale per altri motivi, la tua febbre arcana... Facciamo così. Prima troviamo una maniera di capire un attimino. Se è venuti qua apposta per farci vedere la febbre. Come cazzo si torna indietro adesso? Dio sto... Intanto sono riuscito a fare quello che volevo fare. Sinistrope, non mi interessa. Come faccio a leggere da dove venivo io? Niente, è andata così. Ostia, come si torna nel mondo terreno? Sì, scusa, no, è perché ho avuto un attimo... Allora, da salvataggi me lo dice. Semi-eterna. Ok, c'entra un cazzo con i chileani, scusa. Vabbè raga, troppi nomi. Però siete rumorosi, io continuo a dire questa cosa qua. Dei pesci, non me ne frega un pesce. Qua c'è un'altra fornaia, tendenzialmente. Te sei più brava dell'altra? Cos'hai in vendita? Oh, mostly pastries and pasticcini sweets. Dolci. Quite delicious, if I may say so. And I don't even need to shout it across the entire city. Tu mi stai un sacco simpa. Salatini. E dai. No, ma quanto ho speso? Ho speso 100 monete in salatini. È stato un piacere. Compri qualcosa? Formaggio avariato? Ti devo vendere qualcosa. Che cazzo, non compri niente. Cos'è? Tutte le volte. No! Te la volevo mettere a posto. The freshest fruits right from the farmer's post and Duneville. They just sit on their asses and hope things settle themselves. For the Lord holds his protection over us, as he has done for a millennia. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Morale della favola.
A quanto pare, non so gestire i soldi. Ho un pelino di mani bucate. Ma, guarda, non è un problema. E... ah boh, tanto lei non c'è. Ah. Ciao. Senti. No, ma ti spiego qual è il problema. Ho sputtanato tutti i soldi, Tutto. E io vorrei tanto, guarda, li vendeva anche lei i salatini. Scommetto che i tuoi salatini costavano di meno. E ascolta un attimo. Ripasso, perché è andata così. Perché ho speso troppo. E ti compro... ti colpo un dolcetto Ender Aliana, sono curioso. Poi ripasso per il dolce ai datteri, eh. Non volevo offendere nessuno, ma... è stato un errore, un attimo, un qui po' quo con mia sorella di là. Allora, come... un attimo di qui po'... di qui po' quo... qui pro quo... un attimo di qui pro quo... mi avete rotto il cazzo. Dove... dove... dov'è che mi aspetta? Ah no, ma io non mi dovevo incontrare al mercato quell'altro. Vedi che non ce la posso fare. Yes? No. Non rispondere male alle guardie. Che si incazzano come dei pinguini. Buongiorno. Well, look who's arrived. Did you have any problems finding your way around? This city can be quite a maze if you don't know it. Prendi per il culo. No, sei solo piccio. Te devi ringraziare che stavolta non ci ho messo manco la metà del tempo a trovarti che l'altra. Well, look who's arrived. Did you have any problems finding your way around? This city can be quite a maze if you don't know it. Sputo in un occhio. Possiamo tagliare la conversazione. Well, you certainly know how to make friends. But so be it. Keep your chin up. Boh, ciao. Eleganti. Ma. Ma non ho capito. Raga. Hear my words, oh path abiding people. Hungry? I've got just what a weary traveler needs. Well, look who's arrived. Did you have any problems finding your way around? The city can be quite a maze if you don't know it. Guarda. Ho appena ho un'intuizione sul fatto che se per caso ti dico che non c'ho voglia di spiegarti quanto mi sono rotto i coglioni a girare per sta città, succede che ti incazzi, te ne vai e non mi spieghi niente, mi vesti come un pagliaccio. Come la mettiamo? Sono abituato alle grandi città. Right, pare. You're from Ostia. I almost forgot. Vieni da Ostia. They're quite fascinating, these places, aren't they? No, mi stanno sul cazzo. And you can fall just as deep. And every place vibrates with life. No, sto bene in campagna. Dovrai accontentarti. De che? Well, I do. Here, put this on. And before you ask, yes, it's necessary. Just trust me. Raga, quindi non è cambiato un cazzo. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. Many of you may have heard it. There's war in Kira. A group of honorless heretics. Qualcosa? Huh? Can I help you?
Ma se sei messa davanti, cioè sei una bella donna, però nel senso, se non ti spiace. Ciccio, speravi in una spiegazione in più. Mandato indietro il tempo apposta. Suppongo che questa sia un'altra lezione per il futuro. And why is it Malphas who carries the Sun Temple on his back? Isn't that a gesture of servitude? No, Malphas carries the Sun Temple because he also carries humanity. Without the benevolence and sublimity of the gods, the world would still be at war, just as it was after the devastation of Starfall. Everything we have, we owe it to them. Correct. The gods' reign is not driven by greed for power. Their highest endeavor is the preservance of peace and stability, no matter the cost. Keep that in mind, son. And honor the path Malphas has chosen for you. This is the only way of showing gratitude to all he and the Lightborn have done for us. Bestiale. Va bene. Va bene, niente, mi interessava un attimino il discorso della statua. Comunque, quindi, altra lezione del giorno. Ricaricare non vale la pena. Tanto sono comunque circondato da Pichu. Yes? Se potessi dirmi dove... No, dovrei saperlo, vero, dove stiamo andando. Dovrei già... Nuova località scoperta, non ho letto. Raggiungi l'accampamento. No, 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 no. Dov'è, dov'è, dov'è? Cioè, non c'è più una missione? Ah, segui Jaspar dai maghi del tempio. Ok, stiamo andando per la mia febbre, no? Sì, sì, sì. Vai, vai. Non ho capito perché devo... Dimmi. Ma puoi anche non fermarti ogni due. Usually those gifted with magic have to report their talent to the order and then pass a ritual that teaches them how to deal with their magic. Non ci sperare. The journey to the water is what they call it. Once they've passed that, the fever reduces to an endurable level and new arcanists have their names registered in some kind of holy book. Ma proprio no. But there are other ways to get rid of the fever. I hope my employer can tell you about it. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Vai avanti. Greetings. Avere a che fare con te è frustrante. Ok, almost there. Vai. Manca molto perché... Let's hope he knows what he's doing. Ma chi è che m'ha parlato? Sembra che m'ha parlato in testa. This is holy ground, Outlander. You don't belong here. Onesto. Ma eppure m'ha vestito come un pagliaccio per quale motivo? Immaginavo servisse un... non so, un... un disguise. Per non far capire che... Chitarrina è sempre tanta roba, comunque. Messo... Ah, ma siamo saliti sulla... sulla statua? No, non mi sembra abbiamo fatto tutta quella strada lì. Eppure siamo in alto. Com'è che si chiamava? Il Tempio del Sole. Sì, sì, siamo sopra la statua. Hold it, my sir. No civilians beyond this point without explicit permission. Who are you and what leads you to this holy place? Io no, sono con lui. Business. I'm Jaspar Dalveric, and I work for the Naramese Mages. Ah, bestiale. Oh, right. The mercenary. And who's your companion? Lorenzo de Luna from Ostian. Esteemed holder of de Luna's Empire of Tender Fragrance, the most prestigious perfumery in all of Vin. Esatto. Archmagister Marigil sent for him. Didn't he tell you? The Archmagister. Well, that does sound like him. Fair enough, you may pass. But show this place the respect it deserves, mercenary. Eh, a voi. You too, Maestro de Luna. Per forza. You have my word, fair lady.
Thank you. Capito qua, Ponte Chianale. Dov'è? Andiamo, andiamo, vai, vai. Vai, vai, vai. Allora. Let's hope he knows what he's doing. Sembra un attimino pesantuccia sta porta per poterla aprire con così facilità, così. Vabbè, entrare siamo entrati. Well, that went better than expected. Esatto. L'impero delle dolci fragranze di Mario, de Luna. Ci sgamano adesso. Sai, vero, ci va due secondi. Lei chiede, dicono che cazzo dici, ed è molto così. I don't think so. No? Nobody will suspect someone who's already in the temple. Anyway, I think it's about time I tell you a little bit more about this employer of mine. His name is Constantine Firespark, and he's one of Narathzal Orenthiel's former followers, which the new Grand Master, Teolor Orenthiel, brought here by ship about 2 years ago. Troppi. That means he's one of the former arch enemies of the Order. They usually wear green, while the Order wears white or red. Quindi? That should make it easy for you to tell them apart. Firespark's pretty much the eldest of Narathzal's mages, and quite well versed in magic. At least, from what I've heard. Plus, he's a very gentle and likable fellow, which is why even the keepers like having him around. Let's hope he can tell us a thing or two about these visions, and help you get rid of the fever. Come, follow me. Ecco, guarda, facciamo così. Keep your chin up. Tu vai avanti, io ti seguo, perché qua non ci sto capendo un cazzo. Perché non corro più? No, no, vai, vai, ti sto dietro, vai! Al solito le porte le raccogliamo. È una biblioteca pazzesca. Anche perché sono entrato ma non ho letto dove siamo entrati. Maestro. Maestro, vada un pelo più veloce perché avete rotto. Unreliable. That's what they are. No. All of them. Chiedo scusa. Eventualità. Dov'è Giorgio? Eccoci qua. Cioè, potevi avvisare, stavamo entrando in un posto distinto, pazzesco. Effettivamente mi parlava di gran maestri pazzeschi. Staremo entrando in un posto pazzesco. Blazes, I just can't bloody believe it. Non ce l'ha con me. Senti, io chiuderei la porta se. All right, here we are. Ma che cazzo è? Hang on. È la pasta intelligente. That's not how you do it. Qual è il problema? Blasted, I'm just being careful. We like have to. Heck we do. Give me that thing now. Cazzato nero. Urco di co. Blasted, blistering blazes. I. That's what you get for working with fumblers. Che vabbè, ma non trattarla male, nel senso. We should be careful. What? Now who the heck are you? Can't an old man have a moment to himself? Ho capito, se devi. You hired me, the magister, don't you remember? Oh, right. Joseph the Scrounger. Joseph. So why are you here? Had any luck? Just spar. And yeah, we did Giuseppe. Find something. D'ora in poi, per forza. First of all, tell me when I allowed you to drag your drinking mates up here. Do you need me to explain the meaning of the words highly and confidential? Glielo dici tu di stare calmo. I'm sure there's a lot you can explain to me, but let's save that for later. Dove passa? Che this fa? Particular fellow over here needs your help, to be frank. Arcane fever. Is la febbre, so? Raga. What exactly has that got to do with me? Let the keepers and their holy rituals take care of it. Vabbè, però what is it with the costume anyway? This man's magic is different, Meister. Just feel his aura and you'll see it. Plus he's from Nerim, just as you are. Ah, sì? Well, all right then, for nostalgia's sake. I really hope you're not wasting my time, though. Working with these religious buffoons is bound to make any rational thinking person go bonkers. Anyway, that chair over there. Take a seat and I'll have a look at that fever of yours. Ma tirare le spallate ai cristiani, no?
è un vizio, cioè è usanza, cioè qua usa così, o è la febbre rossa pazzesca, perché capiamoci, che avete spaccato i coglioni. Lì? D'altronde, se la mia magia è diversa. Guarda che bello il mio zainetto. All right, oh, ehi, hey, this will tickle a little. No, vabbè, ma stai... Ma, no. You're right. This aura does feel different. Complex somehow and... powerful. Mi riaggiusti la vista, per favore. You really want to tell me you've only recently discovered that talent of yours? With that aura, I'm surprised that you haven't turned into an Orbaia by now. Orbaia. Fine, fine. We will help you. But noi first, chi? Tell me everything. How you got that magic and how you met that scrounger. Però raga, aspetta, mi viene il torcicollo. What he's doing. I see. Regarding this vision thing, I think that your mind simply played a trick on you there. Not that it's much of a surprise, considering what you've been through. Raga. Actually, you were quite lucky that the sudden outburst of your glance didn't blow your head right off. Mi è esploso lo sguardo. Non ho semplicemente immaginato, le sentivo differenti. Stai calmo. Cosa mi è esploso, scusami? Non ho capito. By all that's holy, I won't start playing your tutor now. Vabbè, ma se parli di robe che non so... If you don't know about the basic functioning of magic, then read something from Balador Goldenstein. Balador. The glance on the sea of eventualities. Grazie. Alongside, but apart from the reality we're in right now, exist countless other realities, in which some events have different outcomes, so to speak. Multiverso. A version of this very same room, for example, with the very same people in it, only that Meister Firespark's beard is on fire. And what defines an Arcanist, someone capable of magic, is that he or she can see those other realities and let parts of them come true. Well, look at that, Jasper. You surprise me. Stiamo calmi. That's what I'm being paid for. How powerful an Arcanist is depends on three factors. Ma che cosa mi hai appena detto? How far away are the eventualities that he can see? How well he can bring parts of them into our reality? And finally, how well his mind can handle seeing other realities simultaneously with ours. Fermo, rallenta. Lighting a candle is easier than calling a meteor from the sky, to speak plain in Al. But, as I said, read Goldenstein if you're interested in the topic. I'm not gonna waste any time with lectures. Senti, Goldenstein, mi state dicendo che... la magia... Se ho capito bene, eh? Cioè, quindi, facciamo un esempio pratico. La magia del fuoco. Quando mi incazzo tantissimo e do fuoco ai cristiani. Cosa che, tra l'altro, se potessi, preferirei non fare. Ma se capita, è andata così. Ogni tanto... Purtroppo capita. Quando capita, io non sto generando fuoco dalle fiamme, io sto importando in questa realtà una realtà dove lo posso fare. È contortissimo. Io sto evocando un pezzo di una realtà dove sto sputando fuoco dalle mani, tendenzialmente. Stai dicendo questa cosa qui? E ovviamente non me la darai mai questa risposta qua, porca di quella troia. La chiesa sull'acqua? Mi sento come se qualcosa tornasse da me. Well, that's probably a sign that you should go easier on the booze. Eccolo lì. Skill, whether of physical or magical nature, isn't gained through touching some stones, but through hard work and discipline. Even though this screwball Andrelean talk of paths and predeterminations tries to tell us otherwise. Vabbè, ho capito. Senti, Ciccio. A buon intendidor, boghe barone. Non è che l'ho immaginato. Cioè, ero lì. Well, if that's what you want to believe, go for it. I, in any case, have never come across such a phenomenon in over 50 years of studying magic. And now we should... It all begins with the dreams. Diglielo un po'. What the...
blasted, blistering blazes! Does this room look like the bosom of a whore to you? Or what makes you think you can go around touching anything you get your fingers on? These documents are confidential, for heck's sake. Porca paletta. I knew it was a mistake to hire a thug like you. Lashery always had a weakness for... Correct me if I'm wrong, but I remember you telling me something about dreams that led you and Teal'or Renthiel here, didn't you, Mycer? And you told me that in this vision of yours, the Veiled Woman said this. It all begins with the dreams. What? Is that true? Oh. He knows what then, he's doing. This near-death experience you had before you woke up on the shore. Tell me again, what exactly did you see in it? A room? No, era un non era un tempio. Una fulgida luce, Luca. Bianca e dei corpi carbonizzati, ma la loro carne era innaturale, grigia, e ho sentito le voci. A quanto pare. Well, this is strange. Dai, indeed. È pazzesco adesso, prima non era vero un cazzo. For now all that matters is that we get that magic of yours under control. No, quello che importa è mi abbassi la febbre. Back there is of no use to us if you're dead as a doornail in a couple of months. Ah, pazzesco. Com'è possibile controllare la magia? Well, that's usually a plodding process. The fever you feel is a result of your mind not being able to handle all of these possibilities. Ma io sono il prescelto. The ritual the Andrelaeans practice to get the glance under control is called the journey to the water. Sì, però quella roba lì. Put frankly, it means 1 year of hour-long meditation. Bland food and abstinence from anything that makes life worth living. Ecco già mai rotto il cazzo. In due time, the Arcanist then learns to filter these other realities from ours, and the fever gets less and less. Anyhow, luckily enough, we Neremese know of a way to quicken that process. A shortcut, if you will. I'm not capable of performing it, but another one of us is. Quindi her name is Lashery. Fammi parlare. And you should seek her out as soon as possible. Quindi la febbre è il risultato. Cioè... This just doesn't make any sense. Why can't it ever be easy? Capito? La mia quindi la febbre è il risultato delle realtà che mi si mischiano in testa. Stai dicendo questa cosa qui, tendenzialmente. E allora a questo punto, domandina sarebbe un'altra. Nel senso, io posso fidarmi di quello che vedo? E nel caso, posso fidarmi solo finché la febbre è bassa? Com'è il discorso? Una scorcia troia, non c'è nessun motivo per cui questo packaggio sia... C'è un motivo per il quale... No, ma non lo voglio fare. Il passaggio dell'acqua. Perché poi vuol dire che ti devi registrare al registro pazzesco. Non lo voglio. Dimmi dove trovare questa qua. She's currently in a ruin called Old Rationgrad, not far from Ark. Non lontano mi piace. Just tell her that I sent you. Give me that map of yours. Tiè. Okay, now you'd have to be a total idiot to miss it. I recommend leaving for the ruin straight away. And you, Joseph, you're going Joseph. To come with me and show me what your trip to the Sun Coast brought. Bravo, forth. Stai con lui, Hopefully, ti prego. More than a bottle of honey wine and a hangover. A posto. Quite a character, isn't he? But I like him somehow. Perché sei un coglione. Here, I owe you this for your help back in Riverville. And in case you're in the mood for a mug of ale and a good chat, just drop by the Dancing Nomad in the Stranger's Quarter. I'll get myself a room there for the time being. With all that said, good luck mastering your magic, my friend. I'll see you around. Durante la storia principale avrai l'opportunità di svolgere missioni per approfondire i tuoi legami. Attenzione, queste missioni non saranno per sempre disponibili. Procedendo velocemente, rischierai di perderle. 100 monete! Grande! Raga, sono esausto. Ma dai, ma sono ancora vestito da Pichu.
Ancora una missione. Cerca Gaspare al nomade danzante. Perché sto camminando indietro? Vedere cosa stavano facendo saltare in aria. A Millaria. Niente. Niente, ho visto un fungo. No, è una pozione. Stavano facendo alchimia pazzesca, respirare sott'acqua. Sono un agente del karma. Sono un agente del karma. E tu sei un antipatico del cazzo. Ok. Ok, niente. Fammi leggere queste missioni un attimo. Qui non si riesce a capire un cazzo. Cerca Gespare, va bene. Domare le onde. Non ho capito. Opzionale. Eventualità. Accerta ciò che deprime il magister. Perché? Dove cazzo sono finito? Raga, dove mi sono ficcato? No. Chi è il magister? No. Oh, you're here. I thought you were in the city. Ce l'hai con me? The Archmagister ordered me back. Feels good to be here, to be honest. But the funerals. I could have done without them, though. I don't know. Magari mese. Siete il magister? I still can't believe that really happened. Brother Yarrow, such a good man. Ah, Brother Yarrow? I don't think the Red Madness cares much about that. Probably not, no. Sotto o sopra? I wonder how it happens, the infection. What do you mean? Well, the red eyes and the obvious madness only happen in the last stages of the disease. What happens before that? And how? How can one tell someone else is afflicted? Why, scared you've caught it, are you? That is not funny. You know, I've had this feeling. That there's something wrong with Yarrow for quite some time. Let's hope he knows what he's doing. Long before it happened. You don't say. His wife was murdered. Don't you think that would have thrown you out of balance too? Path-abiding Enderalian or not? That's not what I mean. Her death broke him, yes. But there was no hatred in him, only grief. The hatred only came shortly before he did it. Sorry, but I don't really see what you're going at. I'm just trying to say that, well... Maybe we all should be careful. Ay, ay, ay. Maybe it was Yero's grief, his instability, that made him susceptible to the red madness in the first place. A me sembra plausibile. But let the flameling and the apothecary find that out. I have to go now, brother. Walk blessed. Huh? No, no, scusa. Mi stavo facendo i cazzi tuoi. Quindi... Se Yarrow bazzicava qua, yeah. Io, guarda, io sono sicuro di avere ancora questo. Scopri l'uso della chiave trovata nella cassaforte di Yarrow, che non posso mostrare sulla mappa. Yes, that just might work. Dov'è stanza di Yarrow? Allora, da lì. Yes, it makes sense. È vero? Allora, qua un attimino. Calma. This just doesn't make any sense. Why can't it ever be easy? Sì, ho capito, devo parlare con te. Dove sei? Eccoti qua. Cioè, guarda, ti vengo di fronte. Walk blessed. Anche tu. C'è qualche problema? Yes. Guess what? There is. Some people just don't get the meaning of the word reliability. Ora non me ne parlare.
Huh. You're not from the Order, are you? Then I wonder what the blazes you're doing here. But fine. Se ascolti bene, ti fai domanda. Who am I to reject a helping hand? Elia, the novice who was assigned to me. She's supposed to help me transcribe these Pyrian tomes the Grand Master is so obsessed about. But 2 days ago, she simply vanished. If I were to guess, I'd say she's strolling around enjoying herself somewhere in the nobles' quarter. Perché ce l'avete con chi si diverte? I'd go look myself, but I'm lucky if I get to breathe within all this work. Go find her and tell her to get her bloody ass up here and help me. If you do that, it won't be to your disadvantage. Ma voglio ben sperare, nel senso. Trova Elia. Guarda, io la posso... Insomma, posso anche trovare Elia, tendenzialmente. A parte che non c'è la... Non c'è la missione. Ah no, ce l'avevo già la missione. Giustamente. Però... Puoi guardare dall'altra parte. Vabbè, è caduto per terra. What? No, guarda, vado a buttarlo perché effettivamente è caduto per terra, quindi magari giustamente è sporco un attimino. E quindi nessuno mi ha detto dov'è la stanza di Iero, ma soprattutto qua c'erano, esatto. Dormono tutti in sto posto di merda. Usciamo fuori. Usciamo fuori un attimino. Raga, come si esce da sto posto di merda? Cazzo! Qua sopra non c'ero mica venuto. Qualcuno ha lasciato... Top di gamma, ma questo è mio. È il mio baule. Ecco un'altra roba da vendere. Tomo 12. Fatta così. No, io stavo cercando il baule di Iero. Stavo cercando il baule di Iero. Però... Il fatto che qua ci sia il mio baule. Erba pipa? Yes, that makes sense. Vero? Sì, sì. Let's hope he knows what he's doing. Allora. Chissà se... Allora. Un attimo, raga. Un attimino. Mino, pidi bibim. Posso fumare ora? Qual è il problema? Che sono sulla sedia? O che sono al chiuso? Che ero sulla sedia? Scesa del by 1%. Allora, un attimino, per capire, un attimo. That's beyond me. Ma è dietro di me. Ma no, la traduzione del cazzo, dietro di me. Look, where is this supposed to lead? Stai zitto un secondo, fuori, un mal di testa. Quindi io praticamente, intanto qua c'ho il mio baule personale, che è bestiale, perché dentro c'ho della roba da vendere. Adesso me la prendo tutta, scendo giù, vendo... C'è un po' di strada da fare, però, vero? Solo che poi, se vado a cercarmi prima la cassaforte di Iero... Non c'ho voglia di tornare qui su. Non c'ho proprio voglia. Fai così. Allora. Fai così. Piglia tutto. Com'è?
Ovviamente sto trasportando troppo peso. Non c'è nessun problema. Io non ho nessuna fretta, guarda, di tornare. Città grande mi sta sul cazzo, è vero, tutto vero. Però vuoi mettere il mondo civilizzato, raga. E dai. Tutte le mie robe in un posto solo. Ma soprattutto nessun bandito che rompe il cazzo.